Signore e signori, buonasera, buon martedì pomeriggio, parte il nostro consueto punto settimanale su tutto ciò che è stato la palla a mano nel weekend, parte la puntata di martedì 9 febbraio a tutto handball, vediamo quello che è successo nei vari campionati. Allora, andiamo a cominciare ovviamente dalla Serie 1 che vede Lego Siena perdere a Sassari col minimo scarto 28-27 in A2, laddove il Tavarnel riposa ancora e semmai, e lo sapremo in settimana, non certo oggi è troppo presto, perché bisogna aspettare il rateo tampone tra giovedì e venerdì. Il Tavarnel ha riposato ancora, saranno 4 gli incontri da recuperare, laddove in A2 girone B il mitico Follonica, neopromosso in Serie A2, va a battere a questo punto la ex capolista Camerano, mentre l'Ambra Poggio a Caiano cade a Carpi, laddove il Carpi con questa vittoria festeggia il raggiungimento del primo posto. Dunque andiamo a vedere quello che è davvero successo. Allora, nel weekend di A1 riperde purtroppo Lego Siena, che sta passando un periuduccio, aveva perso anche con il Fasano, dunque due contraccolpi negativi per i ragazzi di Siena, che non si aspettavano certo questo duplice stop. E il punto campionato dice che a questo punto, con il sorriso di Molteni e con Bersano che spinge sull'acceleratore, sono tutti dietro il Conversano, che è la capolista, perché i pugliesi vincono e non si fermano, non rallentano, niente soste, neanche nel 17° turno di Serie A Beretta. La squadra di Tarafino liquida facilmente la pratica Network Albatro con un limpido 25-16, primo tempo 12-9 al Pala San Giacomo. Prestazione concreta dei biancoverdi che fermano in casa la corsa vincente di Siracusa e che soprattutto mantengono intatto il divario in testa alla classifica. Naturalmente il notiziario di questa settimana, sempre facendo ricorso ai comunicati stampa, vi racconto esattamente quello che ha pubblicato la FIG.it, laddove i 5 punti di vantaggio di Conversano sono adesso sul Raimon Sassari, la meravigliosa squadra sassarese che esce dall'impasse di un momento con troppe pause e va a vincere il big match di giornata in casa del Lego Siena, e in casa con Lego Siena. Si giocava infatti in terra sarda al Pala Santoro, dove il risultato è in altalena fino in fondo. I sardi si aggiudicano i 2 punti in palio, chiudendo sul 28-27 primo tempo, con però Lego in vantaggio di un sol punto 16-15. Fotografia, risultato finale di un match davvero combattutissimo, nel giorno in cui la Ego Siena trova i primi gol in casacca Ego di Arcieri. L'Ego Siena torna purtroppo dalla Sardegna con la coda tra le gambe, battuta di un sol punto. Per un punto la Ego Siena perse la cappa, possiamo dire, battuta 28-27 dal meraviglioso Raimon Sassari, sbagliando però, va detto, 3 rigori decisivi, e adesso i sardi passano davanti ai senesi, retrocessi attualmente in classifica al terzo posto. Eppure i senesi erano andati nello spogliatoio avanti 16-15, ma poi Pereira con 7, Stabellino e Vierà con 6 ciascuno ed il filo studiaro Braz a quota 4 rimontavano e finivano vincitori di corsa di un sol punto, con Siena che vedeva Gaeta miglior marcatore con 5, Arcelli Bargelli con 4, pagando un pomeriggino di Nikosevic, solo 3 gol, come Casa, Bronzo, Gugino e con Marrocchi a quota 0. Tutto si decideva con il gol del più 2, il break di Vierà a 12 secondi dalla fine, solo mitigato dall'ultima tentativo di rientro di Siena in gol con Nikosevic, un paio di più 2 in corso di gara, tanta lotta, niente fughe, neanche in classifica, perché è vero che Sassari è secondo in solitaria adesso, ma è altrettanto reale e limitatissimo il ritardo dei toscani. Dunque questo è il tabellino della gara: Sassari che ha scalato Spanu, Bomboi, Braz con 4, Brzic con un gol, dove nel tabellino bisogna fare così, Campestrini, Del Prete, De Logu, Kiepilski,
Marzocchin, Imbaye, due di Nardin, e anche qui serve un piccolo rimando, Pereira immarcabile con 7, Stabellini con 6, Taurian 2, Vierà 6, Bosca allenatore Fassino, Lego Siena con Leban e Pavani portieri, Arcieri 4, Taurian 2, Vierà 6, Bosca allenatore Fassino, Lego Siena con Leban e Pavani portieri, Arcieri 4, Bargelli 4, Bronzo 3, Gaeta 5, Guggino Casa 3, Marrocchi 0, Nikosevic 3, Pasini 2, Senese allenatore, come detto Dumnic, hanno arbitrato i signori Riello e Panetta, andando poi a scorrere quello che è successo in A1, Bolzano intanto torna a vincere, lo fa in casa archiviando la pratica Banca Popolare Fondi con un più 10, anzi scusate, un più 8, 33, 25, prima tempo più 4, 17, 13, Sonner scaldava il braccio in vista della Final 8, il mancino altotesino segna ben 9 reti e trascina i suoi ad un successo utile per scavalcare Pressano a riposo ed avvicinarsi al terzo posto in questo momento di Siena. Messaggio chiaro per tutti in vista della Final 8 di Coppa Italia di Salso Maggiore Termo. Colpaccio esterno del Bressanone al palatacca, finisce 27-25, il risultato che ribalta il parziale di 13-11 in favore dei padroni di casa al termine del primo tempo, che conferma la stagione scusate, altalenante dei ragazzi allenati da Mister Kolek. Morale alto per la Cutra Band, ad una settimana dalla Coppa Italia il terzino serbo Aliarigia, 10 reti, è l'unico del match ad andare in doppia cifra ed ancora una volta l'animo del gioco bristinese. La partita gira al minuto 42, 18-18, equilibrio assoluto fino al 24-24 di Lamendola, decide il più 2 del 26-24 proprio di Cutra al 58esimo. Ed è il più 2 che indirizza la partita e consegna Bressanone due punti in coda. Scossone di Riva Molteno, vittoria fondamentale quella di Salvatore Onelli a spese dello Spare Reppan in casa. La contesa si chiude 23-20, primo tempo però con gli altoatesini in vantaggio di un sul gol, 11-12 per due punti di vitale importanza che lasciano sì i Lombardi in fondo alla classifica, ma significa anche accorciare nei confronti di Fondi, di Siracusa e di Cingoli. A proposito, i marchigiani cadono in casa dell'Alperio Merano, la contesa termina più 5, 35-30, primo tempo 21-12, partita dalle tante reti in cui spicca Petricevic, 7, che aiuta i Diavoli Neri a superare Trieste in graduatoria. Una partita molto importante per noi, per ripartire dopo la brutta sconfitta contro Siracusa che ci ha negato la qualificazione alla Coppa Italia. E sì, una partita speciale per me, perché era contro la mia ex squadra, contro i miei ex compagni di una vita, e è stato bellissimo ritrovarli e è stata anche bellissima la vittoria, a parte qualche piccolo sbandamento nel secondo tempo. Eravamo partiti punto a punto perché sapevamo che il Cingoli era una squadra comunque molto simile a noi, che correva, un gioco molto organizzato, e è stata difficile all'inizio. Poi una volta preso il ritmo abbiamo portato avanti il nostro gioco, abbiamo corso, difesa, seconda fase, contropiedi, e abbiamo chiuso il primo tempo sul più 9, più 10. Abbiamo sbagliato dei tiri che non dovremmo e soprattutto non abbiamo reagito a quei tiri sbagliati, siamo rimasti a guardarli, non abbiamo ripiegato, abbiamo concesso a Merano di giocare troppo facilmente in prima e seconda fase, con le prime fasi di Romei e di Max Prantner, con un paio di tiri di Oliver Martini in seconda fase su cui non abbiamo ripiegato correttamente, e chiaramente si crea un solco che la nostra storia di questa stagione sa che siamo in grado di rimontare, ma un conto rimontarne 4, 5, 6, 7 e 11 inizia a essere un po' più difficile. E poi penso che nel momento in cui la partita poteva cambiare intorno al 20esimo del secondo tempo, quando abbiamo avuto la palla del meno 4, ancora una volta due errori che ci hanno penalizzato e non ci hanno più permesso di mettere ancora un po' più di pressione a Merano, perché Merano aveva sentito la pressione. Sabato amaro proprio per Cingoli, che non approfitta dello scivolone di Appiano. I risultati si incrociano come le posizioni in classifica, per questo Fasano vince contro Trieste e si porta a meno 2 dal quinto posto. Anche i biancazzurri avevano bisogno di due punti per la classifica e per il morale, aspettando la partenza delle danze di Salso Maggiore. In solito Jalstam con 9 reti, ma bene anche Angiolini con 7. Dall'altro lato, solito Dapinar con 8 segnature e chiusure alla Zizzi per 28-26. Allora, i risultati di riepilogo, attenzione, segnateveli. Bolzano Fondi 33-25, Sassari Siena
purtroppo 28-27, Cassano Magnago Brixen 25-27, Fasano Trieste 28-26, Merano Cingoli 35-30, Conversano Albatro, Siracusa 25-16, Riva Molteno Spadareppan 23-20. La classifica, qui vi devo dare dei numeri perché purtroppo ci sono gare da recuperare. Conversano comanda 29 punti, 16 partite, Sassari 24-16, Ego Siena 22-16, Bolzano Idem 21-16, appunto come 16 partite giocate, Pressano 20-15, Fasano 18-16, Cassano Magnago 17-16, Brixen 17-16, Merano 15-15, Trieste 14-16, Spadareppan 13-16, Cingoli 9-16, Albatro 9-16, Fondi 6-16, Riva Molteno 4-16 punti. Andiamo a vedere quelli che sono poi il resto della giornata con, come detto, le classifiche ve l'ho ricordate giusto appunto. Allora, la classifica dei marcatori del Bretta maschile, 16ª giornata, comanda Albin Jarstam, Junior Fasano 118, Turkovic Bolzano 106, poi troviamo Dapiran di Trieste 106 anche lui, Cutura Brixen 101, come Nelson di Conversano, Alex Siena, Antic di Cingoli, uno in meno a quota 100 precisa, Starolis di Spadareppan, poi Nikocevic, ottava piazza, Ergo Handball Siena 97 centri, Cuello l'argentino di Albatro 96, Ladakis Cingoli 95, Canete Albatro 90, Bratkovic Trieste 89 gol, Bulic di Fondi 86, Casa di Siena con 84, l'ex Siena Radovcic Conversano 73, Oberauk Spadareppan 70, come Benedetto Piero di Fondi, Udovicic di Bolzano ne ha fatti 68, chiude un tripletta a chiudere i 20 posti, Semikov Spadareppan, De Giorgio Conversano e Prantner Max di Alperia Merano 66 gol. I risultati della 1 femminile 18ª giornata, allora Erice Guerriere Malo 37-25, Cassa Rurala Fontini Cellini Padova 33-19, Nuoro Cassano Magnago 25-19, rinviate Oderzo Salerno, Leno Mestrino, Cingoli su Tirol. Anche qui abbiamo le migliori marcatrici, dove ovviamente mancano 3 partite, la aggiorneremo la settimana prossima insieme alla FIG e insieme agli statistici del campionato italiano di pallamano. Duran di Odesso 132, Mirchi delle Guerriere Malo 120, Babbo di Suttirol Brixen 112, Notariani di Nuoro 107, chiude le giocatrici a quota 100 la Ghilardi di Suttirol Brixen, poi 94 Manoliovic Salerno, 92 Soglietti Ferrara, 91 Dio Gap Vanessa Padova, 87 Satta di Nuoro, 78 Dalla Costa di Salerno, 76 Antonella Coppola Erice, 74 La Gomez di Salerno, 73 una coppia Lucarini Espresso Mestrino insieme a Covianchi di Cassano Magnago, a 72 un'altra coppia Lenardon Santarelli Cingoli, la Hilbert di Suttirol Brixen, a 71 Carel Dio Ghiapp, ancora Cellini Padova, a 70 la Francesconi di Leno, 66 Basolo Nuoro, chiude il ventino la Costanza di Leno con 65 gol. Andiamo in Serie A2, dove ricordo il Tavernelli ha riprese ancora con parecchi casi di Covid non rientrati, ha chiesto e ha ottenuto di riposare ancora, rinviata anche la sfida col Parma, mentre va detto il meraviglioso Follonica neopromossa Mara Maldeggia con la ex, a questo punto mettiamo, visto che poi abbiamo messo a seguire il risultato delle altre squadre, la ex prima della classe, Camerano battuto 25-18, allora primo tempo 11-9, i tabellini Follonica con in porta i duo Garcia Sanetti, Bianconcini 2, Bralia, Caruso 1, Didone, Giannilli, poi ci abbiamo Gruosso, Maiella con un gol, attenzione, Pesci 14 gol,
con due punti esclamativi, Ricci, Toninelli, value, vai, ne ha 0, value Blerim 2, Zucca 4, allenatore il babbo di pesci Matteo, rigori per il Follonica 2 su 3, Camerano, a cui evidentemente non è bastato Super Sanchez, il portiere messicano a cui piace volare tra i pali, Sanchez, Antonelli, Baglialetti 3, Baldoni 1, Bilò, Boccolini 2 di Covali, dove qui bisogna staccare, 5 di D'Agostino, Gian Bartolomei, 4 di Grilli, 1 di Manfredi, Marotta, Scandali, Selmani chiude con 2, allenatore Bellotti, rigori 1 su 2. Dall'altra parte, il secondo impegno delle squadre toscane, il Carpi, nuova capolista, batte ampiamente l'Ambra Poggio Caiano, 38-22, primo tempo 16-11, esordio degli ex Fiorentina Emboli, fratelli Pratini, 2 gol per entrambi, torneranno utili, da qui in poi era impossibile fare punti con il Carpi, Carpi che ha schierato Giurina, Ben Daij Oussana in porta, voglio dire quasi impronunciabile, poi un gol, Bonacini, Beltrami, Boni 5, Carabulea 5 di Ceccarini, 1 di D'Angelo, 4 Giannetta, 5 di Grandi, 1 Lamberti, 3 di Malagola, 4 Pieracci, Serafini, 9 dell'immarcabile Soria, allenatore Davide Serafini, per l'Ambra Poggio Caiano ci sono Nozzoli, il mio omonimo, Ballerini, Carranze, Cercola, Chiaramonti, Cioni, 2 di Deda, ex Fiorentina Handball, Franca Lanci, ecco gli altri 2 ex Mugellani, Andrea Fratini 2, Alberto Fratini 2, 4 di Riccese, 8 di Maraldi, non sono bastati, 2 di Mocellin, 2 di Molini, poi abbiamo Vannini e allenatore della Rocca, hanno arbitrato Dana e Coppi, risultati della Serie A2, Teramo Nuoro 30-26, come detto Follonica Camerano 25-18, Carpi Ambra 38-22, Bologna United, Secca Rubiera 21-28, Tavarnelle Parma rinviata, e sono 4 le gare che il Tavarnelle, quando deciderà, se deciderà di tornare a giocare, dovrà recuperare, sarà un maxi campionato complicatissimo, gara col Parma ovviamente rinviata, Verde Azzurro Sassari, Casa Grande 40-36, Chiaravalle Fiorentina ovviamente annullata, con la Fiorentina che si è ritirata prima di Natale. Allora la classifica, nuova capolista come detto, Carpi 24 punti, Camerano 23, Teramo 21, Rubiera 20, ma con, voglio dire, Carpi 13 giocate, Camerano 14, Teramo 13, Rubiera 11, meno 3, Follonica 17 con 13, meno 1 a quella da recuperare con Tavarnelle, Casagrande 14 su 14, Tavarnelle 11 su 9, ne deve recuperare 4 il team nero-verde, Verde Azzurro Sassari 10 su 13, Chiaravalle 8 su 13, Parma 8 su 13, Ambra 6 su 13, Nuoro 4 su 13, annullata la Fiorentina, Bologna 0 punti su 14. Non abbiamo aggiornato la classifica dei marcatori in A2 generali, ci sono troppe partite da recuperare, sarebbero stati dei punteggi non per di ieri, appena le varie partite verranno recuperate, noi stiamo tenendo sotto controllo ovviamente tutto, vi andremo a dare tra un paio di settimane l'elenco dei marcatori della Serie A2. Con questo è assolutamente tutto, aspettiamo di sapere, oggi è martedì, ci metteremo in contatto tra giovedì e venerdì con il vertice della presidenza del Tavarnelle Pallamano per sapere se potranno giocare, bisogna andare a Nuoro, voglio dire, trasferta o aerea o con la nave in compagnia, credo che sia giusto anche annullare questa partita, diventeranno 5. Poi bisognerà vedere se il Tavarnelle avrà la voglia, la predisposizione, la possibilità, le risorse di poter riprendere il cammino. Se fossero 5 vorrebbe dire giocare per 5 settimane o il mercoledì e il sabato, oppure il sabato e poi andare a recuperarle tutte in fondo al campionato. Vedremo cosa ci dirà Alessandro Perattoni ed anche l'allenatore Matteo Botta Pelacchia. Auguri al Tavarnelle, complimenti al Follonica, e nel weekend andremo a presentarvi quello che sarà il prossimo impegno, ovvero sia la Final Eight di Coppa Italia, Salto Maggiore Terme. Da Stefano Ballerini per questo martedì è tutto, tolgo il collegamento, ridò linea alla regia, ringrazio Enrico Milano per l'assistenza tecnica.
per il suo lavoro in remoto, io registro da fuori Firenze, pertanto tutto quello che poi vedrete è frutto del sagace lavoro della nostra regia. Grazie, a presto, vi voglio bene, alla prossima settimana.